Ma sai, mi dici di parlare della Juve, credo che comunque quel periodo era uno dei più grandi registi della storia, insomma un giocatore che giocava davanti alla difesa ma ha fatto anche il trequartista, un giocatore strabiliante, dai piedi insomma stratosferici, faceva ripartire l'azione con una velocità che era stratosferica, impressionante, insomma era Andrea Pirlo. Credo che probabilmente quel periodo c'erano Modric e Xavi, non lo so, insomma, giocatori di quella tipologia, ma poi registi di quel calibro penso in giro ben pochi. Riusciamo ad averlo svincolato dal Milan e quindi per una manciata di fave, e quindi ricostruiamo il nostro centrocampo con Marchisio che riuscì a fare la doppia fase, molto molto bravo anche in inserimenti, così come Vidal, un giocatore che praticamente arrivò 12 milioni di euro dal Bayer Leverkusen, che poi si è rivelato un gran centrocampista, ripeto, bravo a spezzare il gioco, in tradizione, ma anche e soprattutto nelle penetrazioni centrali. Capito che Chiellini, insomma, voleva fare il terzino sinistro, quindi si arretrò un pochettino sulle linee difensori. Avevo Bonucci che lanciava, molto molto bravo, e quindi anche Barzagli, che era un buon mastino, li fece giocare a tre, quindi avendo un gran centrocampo e anche, tra le altre cose, una grande difesa, sicuramente riuscivamo comunque a dare possibilità alle punte di esprimersi al loro meglio, ecco.